14 aprile 2020. Voglio commentare alcune notizie che ho letto oggi. Notizie inquietanti per i miei gusti. Spero che siano false. Però nel dubbio voglio parlarne. Poi, se qualcuno di voi può confermare o smentire, fatemi sapere. Allora, qua su Prima Bergamo, leggo di gente che ha ricevuto una multa di 500 euro per aver fatto la spesa a 800 metri da casa. Sì, 800 metri da casa al supermercato. E non è che ha preso una cosa così giusto per fare una passeggiata. No, dallo scontrino si evince che la spesa è stata di 260,77 euro. Cioè una spesa abbondante. Però niente, secondo i vigili sì, secondo i vigili Giulia doveva andare a un altro supermercato che in linea d'aria stava più lontano da casa, però stava nello stesso comune. Oh, ma che stiamo a fa'? Giulia è andata all'Esselunga e poi per comprare medicinali è andata alla parafarmacia che sta nello stesso edificio del supermercato. Poi sì, ci sono applicazioni per smartphone per farsi portare la spesa a casa, però quelle applicazioni in quel momento non funzionavano e Giulia l'ha pure dimostrato. Ah, poi Giulia c'ha pure intolleranza al lattosio e quindi giustamente è andata dove aveva la certezza di trovare le cose che poteva mangiare. Gli hanno fatto una multa di 500 euro. Mo' resta da capì. Se i vigili hanno fatto così di propria iniziativa, per eccesso di zelo, o se invece avevano l'ordine di fare così. Nel secondo caso è molto grave. Perché, cioè, se c'è stato l'ordine del governo, o del comune, o di quello che è, allora capisco anche il motivo per cui le sanzioni penali sono state convertite in sanzioni amministrative. Fare ricorso contro le sanzioni penali, per quello che so, è più facile che fare ricorso contro sanzioni amministrative. E poi le sanzioni penali, richiedono un processo, anche se sono sanzioni pecuniarie, mentre le sanzioni amministrative non richiedono un processo. E quindi, ecco qua. Ecco la sanzione amministrativa. Uno non si sporca la fedina penale, però comunque deve pagare. Ed è difficile fare ricorso. Mentre la sanzione penale, sì, sporca la fedina penale, però è più facile trovare un modo per non pagare. Poi, mo leggo un'altra notizia. Ah, ecco. Qua, UTG, cos'è? Vabbè, non so se è affidabile, però comunque voglio commentare la notizia. Ecco, c'è gente che ha finito i soldi perché non ha reddito, e io ne ho parlato varie volte nel mio canale,
e alcuni italiani senza reddito e che sono rimasti senza cibo, senza beni di prima necessità, giustamente vanno a casa di parenti, amici e conoscenti per mangiare, per sopravvivere. E ricevono sanzioni dalle forze dell'ordine. Ma di che stiamo a parlare? Che stiamo a fare? Oh! Poi qua su Huffington Post leggo dei barboni che vengono multati perché vanno in giro e vabbè, che devono fare? Non c'hanno la casa, e quest'altra cosa di cui ho parlato altre volte. Ma io dico una cosa, che sta fa il governo? In altri stati si è arrivati a mettere i ministri nei cassonetti dei rifiuti. Si arriverà pure in Italia a questo se il governo non risolve questa situazione. Il governo deve aiutarci. Perché, cioè, noi cittadini abbiamo i nostri doveri, ma abbiamo anche i nostri diritti. E il governo ha doveri verso i cittadini. Vabbè, penso di aver detto abbastanza, quindi chiudo. Grazie per l'attenzione.